Allora, Avvocato delle Napoli, che con Enzo Martino e Valentina Pini avete presentato il ricorso sulla rappresentanza della, sulla mancata riconoscimento della rappresentanza FIOM all'interno della FIA, alla Corte Costituzionale. Allora, la Corte Costituzionale ha sancito questa illegittimità della mancata rappresentanza della FIOM. Può spiegarci il senso di questa sentenza? Sì, la Corte Costituzionale ha preso atto che l'articolo 19 nella lettura che la Fiat ne dava, ma non solo la Fiat, anche altre aziende di altri settori, la regione del quale non, la rappresentanza spetta solo ai sindacati che abbiano sottoscritto un accordo collettivo applicato all'unità produttiva, era una lettura che confliggeva con i principi costituzionali perché escludeva dalla rappresentanza sindacale le organizzazioni e i loro iscritti che pure avevano una rappresentanza effettiva maggioritaria come la FIOM, come la Fincamp del Commercio e così via. Ecco, quindi non riguarda solo la FIOM, ma riguarda anche altre... Non riguarda solo la FIOM, riguarda il sistema sindacale in generale e nella fattispecie si è rivelato tale non solo in Fiat, ma anche in altre aziende dei metalmeccanici in ragione della mancata sottoscrizione del contratto del 2009 da parte della FIOM e in altre aziende di altri settori, tipicamente il commercio, in cui la FICAS non ha sottoscritto il contratto, il rinnovo ultimo del contratto collettivo, pur essendo il sindacato maggiormente rappresentativo, alcune aziende era stata esclusa dalla rappresentanza. Avvocato, lei ha detto che per adesso ci dobbiamo accontentare di questo comunicato anticipatorio della sentenza, ma nello stesso tempo ha detto senza mezzi termini che avete vinto, cioè questa è una sentenza che non lascia adito a dubbi o ci sono degli elementi? No, questa sentenza non lascia adito a dubbi, quella lettura dell'articolo 19 era una lettura incostituzionale della norma, come noi abbiamo sempre sostenuto sin dall'inizio e la FIOM ha sempre sostenuto sin dall'inizio di questa vicenda. La Corte Costituzionale l'ha riconosciuto, la Corte Costituzionale ha fatto una sentenza che è di accoglimento, interpretativa di accoglimento, significa che ha modificato l'ordinamento legale e quindi quella sentenza ha la forza di una norma di legge. Ecco, Avvocato Enzo Martino, che cosa succede adesso? Ha una forza di legge, quindi in teoria... E quindi i giudici sono tenuti ad applicarla a iniziare dalle cause in corso. In particolare per quanto riguarda Torino, le cause in corso sono tutte riunite davanti allo stesso giudice che ha sollevato la questione di costituzionalità che la Corte ha accolto. Quindi per noi la strada è spianata. E i tempi quali saranno? I tempi, dobbiamo attendere la pubblicazione della sentenza della Corte in Gazzetta Ufficiale, perché è una sentenza che, come diceva la collega, ha forza di legge. A quel punto chiederemo la rifissazione dell'udienza e discuteremo la causa chiedendo l'accoglimento delle domande proposte dalla FIOM nell'originario giudizio e quindi la riammissione della FIOM stessa in Fiat e la legittimità della nomina delle sue rappresentanze. La FIOM da oggi può eleggere le sue rappresentanti? La FIOM ha già designato i suoi rappresentanti sindacali aziendali e la Fiat adesso deve riconoscerli.